Già dare inizio, i bambini si preparino, abbiamo il piacere oggi di parlare il linguaggio, quale linguaggio? Quello che più ci si confà a questa nostra bella comunità, la musica, e saranno proprio i bambini eredi di questa bella e grande opportunità, questo valore importante conosciuto in tutto il mondo, il valore universale della musica. E naturalmente, dico io, città della musica non è l'idea di un luogo, perché la musica appartiene a tutto il mondo, ma è un'idea, più che altro un'intuizione, un investimento culturale per questa comunità che ha avuto l'opportunità e la fortuna di avere grandi uomini, grandi personaggi. E ricordiamo appunto uno fra questi, al quale fra poco intitoleremo questa piazza, Nino Ippolito, ma anche Ernesto e Gennaro Abate, ma anche Nicola Rigliano, insomma, e tanti altri che sicuramente ancora giovani faranno parlare di questa bella nostra storia, intendo anche Coriano, intendo anche il nostro Antonio Maggio, insomma, musicisti, cantanti, compositori che fanno parlare della parte buona, bella, utile di questa comunità, la grande musica, appunto questo valore universale. Ragazzi, e voi siete, ragazzi ascoltatemi, voi siete oggi, la vostra presenza è utile oggi, perché siete gli eredi di questo patrimonio, di questa grande storia e di questi personaggi. A voi affidiamo queste piazze, a voi affidiamo questa nostra storia, a voi affidiamo veramente la città della musica. E con voi iniziamo questa bella giornata di musica, questa bella giornata di sole in un dicembre del 2018, con un pezzo dedicato ad un grande della musica mondiale, Mozart. E con l'opera, la Sinfonia numero 40, i ragazzi d'ensemble, l'abbiamo chiamata così, della scuola media Carlucci, eseguirà appunto questo brano. Ricordiamo anche il maestro che ha concertato questo inizio di giornata, il professor Luigi Arnesano. Signori, un applauso per l'ensemble Scuola Media Carlucci di Squinzano. Facciamo questo.
lasciamo di poter passare, perché devo ripetere un attimo la telecamera. Allora ragazzi, avvicinatevi un po' al maestro, perché giustamente un maestro per dirigere deve prima di tutto sentire. Se non sente il maestro non riesce. Avvicinatevi ragazzi. Ce la fate? Avvicinatevi più alla tastiera, al maestro Arnesano, professore Arnesano. Prego. Sinfonia numero 40 di Mozart, a cura dell'ensemble della scuola Carducci, questi splendidi e bravi ragazzi. Ragazzi, dovete amare la musica, imparate gli strumenti, perché è una arte nobile che naturalmente vi inviterà anche a vivere e ad apprezzare di più le cose belle della vita. Viva la musica, viva i nostri ragazzi e le nuove generazioni! Dunque, andiamo avanti, naturalmente ringraziamo ancora il professor Arnesano e tutta la scuola media e le scuole di Squinzano, e andiamo avanti con la parte più importante, quella che aprirà poi alla cerimonia. Ma prima di aprire alla cerimonia, diamo, non so se la banda è già pronta? Ci siamo, allora iniziamo con l'omaggio, uno dei tanti pezzi importanti di Nino Ippolito, e iniziamo appunto con Ligonziana, a cura del concerto musicale Emilio Musarò di Squinzano. Ligonziana. Thank you.
molto bene. Siamo con questa prima marcia famosa in tutto il mondo, scritta dal nostro grande maestro Nino Ippolito, che oggi siamo convinti è qui in questa piazza che tanto ha frequentato nelle varie piazze del nostro paese, ed è qui insieme alla famiglia che ha voluto proprio con tutto il cuore che si realizzasse questo ricordo, che stiamo così trasferendo ai posteri. Resterà in questa piazza, la vedranno le nuove generazioni nel corso degli anni a venire. Per cui bene ha fatto la famiglia a fare questo omaggio, questo busto a questa memoria, perché non c'è crescita senza memoria. Noi dobbiamo fare essenzialmente questo: ricordare, affidare alla memoria e alla riconoscenza di questi uomini questa nostra bella storia. E questo che faremo, costi quel che costi. E ringraziamo anche questo gruppo di amici che insieme al maestro Ippolito in vita e anche dopo la sua dipartita alla famiglia è sempre stato vicino a questa idea, a questa storia, a questa riconoscenza e a questa memoria, e hanno sposato questa causa. E anche l'amministrazione che, dando questo spazio importante, ha voluto testimoniare l'importanza di questi uomini, dando anche piazze, affidando piazze importanti come questa di Piazza Risorgimento, e spero che a breve anche altre piazze e altri luoghi possano dare spazio a questa memoria. È un obbligo morale, è un obbligo di riconoscenza anche verso i maestri Abbate e anche ad Arigliano. Dobbiamo farlo, e sicuramente col tempo ce la faremo a consegnare a questi ragazzi, ai giovani che quando cammineranno per le nostre piazze, anche ai figli dei loro figli, vedranno e dice: ma chi sono questi? Sono queste persone che hanno fatto del bene, hanno pensato il bello, lo hanno trascritto, lo hanno portato in poesia, in musica, lo hanno affidato alla storia, e noi dobbiamo ricordarlo sempre. Per cui una preghiera a questi nostri amici di sempre, a questi nostri grandi compositori e musicisti, e anche a coloro che attraverso loro si esprimeranno negli anni a venire. Allora, con la Ligonziana abbiamo iniziato a parlare la musica, la banda ha espresso il pensiero che voleva testimoniare Nino Ippolito, e passiamo alla parte più importante, a quella della cerimonia. Invito Don Sandro Quarta, parroco della parrocchia Maria Regina che ospita questa piazza, e naturalmente invito anche gli ospiti che dopo la benedizione a busto scoperto, che naturalmente sottolineeremo con un grande applauso, daranno la loro testimonianza e il loro saluto. Don Sandro, a te. C'è Don Antonio. Don Nicola, sì, prego, Don Nicola. Don Nicola, c'è il nostro arciprete. Lo vedevo celato nel pubblico, va bene, Don Nicola. Innanzitutto buongiorno a tutti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Le meraviglie del creato, gli eventi della storia che una misteriosa provvidenza volge al fine di bene, le opere degli uomini, amanti della giustizia, della pace e dell'arte, o muovono il nostro cuore a benedire Dio, sorgente prima di ogni dono. Noi chiediamo con l'Apostolo Paolo che tutto coopera al bene per coloro che temono e amano il Signore. E in ogni circostanza cerchiamo il suo paterno aiuto, perché aderendo in Cristo alla sua volontà, tutto compiamo per la sua gloria. Ascoltate la parola di Dio dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Tutto ciò che è stato creato da Dio è buono, e nulla è da scartarsi quando lo si prende con rendimento di grazie, perché esso viene santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Parola di Dio. Dio ama tutte le creature e le custodisce con immenso amore. Invochiamo la sua benedizione
con la preghiera che lui stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci da male. Dio onnipotente ed eterno, che ci affidi le risorse e l'energia del creato, perché ci aiutiamo l'un l'altro in operosa concordia, benedici noi l'opera delle nostre mani e questo busto, e fa che riconoscendo in te il sommo bene, instauriamo rapporti di amicizia e di fraternità, per Cristo nostro Signore. Adesso invitiamo la famiglia, il sindaco, anche il presidente, alla scoprire il busto, ecco, familiari, le istituzioni, c'era anche il presidente e il direttore del conservatorio, in rappresentanza anche della musica del nostro territorio. Un attimo solo, prima di scoprire, saliamo, invitiamo sulla piazzetta, li vedo? Sì, ecco. L'onorevole Biagio Marzo, presidente del Conservatorio Tito Schipa di Lecce, il nostro direttore, il nostro squinzanese, orgoglio, professore Giuseppe Spedicato. Prego. Possiamo procedere. Bellissimo anche questo rintocco delle campane proprio in questo momento. Grande applauso. E adesso la banda con Ariete. Allora ringraziamo ancora il concerto musicale Emilio Musarò, invitiamo naturalmente a scendere i nostri illustri ospiti, la famiglia, le istituzioni. Giustamente c'è anche tanta emozione in questo momento da parte dei familiari, che è un bel momento storico, e naturalmente adesso
invitiamo qui al microfono per un saluto il nostro sindaco Gianni Marra. Buongiorno a tutti. Rispetto a quello che ha detto Pino, concordo al 100%, però io vorrei dire alcune cose che mi stanno a cuore. Innanzitutto grazie agli ospiti, veramente onorati dalla vostra presenza, grazie alla professoressa Fano, sempre pronta a collaborare con l'amministrazione comunale. La vostra presenza qui, professoressa, è molto molto importante ed è significativa proprio per quello che è stato detto prima. Ringrazio soprattutto i familiari che ci hanno permesso questa manifestazione. Questo non è poco, perché come diceva Vino è giusto che rimanga il segno di una storia molto molto importante, ma soprattutto ringrazio gli amici del maestro Ippolito, i quali spontaneamente hanno organizzato questa manifestazione e hanno donato insieme alla famiglia appunto questo prezioso busto. Perché è importante la manifestazione di oggi? Per tutta una serie di motivi. Innanzitutto perché dobbiamo parlare della tradizione musicale bandistica, no? Che ha reso famoso Squinzano, possiamo dirlo, anche nel mondo a livello internazionale. Basti ricordare che nel 1929 la nostra banda, suonando a Bologna, addirittura fu dichiarata fuori concorso. Io devo dire che l'unico erede vero di quella tradizione è il nostro maestro Ippolito. Maestro Ippolito, il quale ha già 16 anni ha fatto parte del concerto, il grande concerto di Gennaro Abbate, per 45 anni è stato solista in grandi concerti di bande, forse i migliori del centro-sud Italia, e socio onorario della SIAE, e soprattutto ha dato lustro della SIAE, scusate, soprattutto ha dato lustro alla città di Squinzano. Io ho avuto, i figli lo sanno, la fortuna di conoscere il maestro Ippolito, me lo fece conoscere qua, c'è Lino Cataldi, vedevo prima, e con lui ho avuto un bel rapporto dal punto di vista umano, ancora ricordo quella figura imponente. Lui mi chiamava ogni tanto quando facevo vestito, voleva, e mi raccontava tutte le sue tutte le cose più belle. Era una persona veramente straordinaria, quindi a lui sono legato anche a sentimenti di stima e di affetto. Squinzano è giusto che per promuovere anche il territorio, parlavamo proprio ieri sera nell'aula consigliare, che valorizzi le proprie peculiarità. Noi abbiamo dato anche una delega specifica all'assessore Tarino per quanto riguarda il recupero delle tradizioni, perché come diceva Pino Lagal, sì, non si può costruire un futuro se non si conosce bene la propria identità, la propria storia, la propria cultura. Quindi veramente grazie di cuore a tutti quanti. Noi avevamo già 5-6 anni fa un altro spazio pubblico a Maestro Ippolito, poi si è ritenuto giustamente di dedicare questa piazza. Io concordo anche su... Sì, sì, è tornato. Quindi dicevo, grazie a tutti, quindi grazie a nome dell'amministrazione che io mi onoro di rappresentare, c'è qui con me il Presidente del Consiglio, Simona Picco, l'assessore Taurino, il consigliere Taurino, quindi veramente un abbraccio simbolico, poi lo farò direttamente alla famiglia e agli amici. Credo che intorno
e diciamo a questa piazza poi potremo trovare modo e spazio per organizzare tante manifestazioni per ricordare la nostra tradizione musicale. Io mi permetto, visto adesso qui il presidente Antonucci, di ricordare anche il presidente Gian Grande, perché poi loro hanno così, come devo dire, grazie a loro quella tradizione ha continuato qui appunto non solo a Squinzano ma anche nei paesi limitrofi. Bene, questo è un bel segnale anche per i nostri ragazzi che saranno cittadini del futuro. Complimenti al maestro Annesano, hanno anche, come devo dire, dimostrato già di masticare musica a un certo livello, quindi grazie alle professoresse, perché i nostri ragazzi sono un bene prezioso per tutti quanti noi e quindi le famiglie, l'amministrazione comunale non finirà mai di dire grazie, perché la scuola ha un ruolo importante sotto tutti i punti di vista. Niente, detto questo, credo la manifestazione continui con qualche altro intervento. Io spero, con l'ausilio, così come è successo oggi, attraverso una sinergia fra pubblico e privato, che la figura del maestro Il Poeto venga ricordata più volte, sia appunto da esempio soprattutto per i nostri ragazzi. Grazie. Grazie al sindaco, naturalmente ai suoi saluti a tutte le istituzioni presenti. Ho saputo anche se non lo vedo, però dice che c'è il generale Bellini, che lo saluto. Buongiorno generale, non la vedo, ma un applauso anche al nostro generale. E naturalmente a tutti i presenti, sia naturalmente i menzionati assessori e consiglieri della maggioranza ma anche dell'opposizione che vedo qui in questa piazza, e naturalmente ringrazio anche il direttore e il presidente del conservatorio, e prima di dare la parola a loro per un saluto, si abbassi un po', evitiamo questi fischi. Il saluto naturalmente ai nostri graditi ospiti, abbiamo il nostro Presidente del Consiglio. Io volevo anche dire che siamo in diretta streaming, e mi diceva l'operatore che sta facendo questa diretta che già un certo numero di utenti sono collegati con noi, e mi diceva anche dall'America, e questo ci fa veramente piacere. Presidente del Consiglio, il nostro dottore Solazzo. Sì, sarò celerissimo, solo per portare i saluti di tutta l'assise comunale che oggi mi onoro di rappresentare. Questa piazza è la piazza intitolata al maestro Ippolito, una piazza che del suo quartiere, vicino casa sua. È un segno importantissimo questo, che i loro amici gli hanno voluto offrire, e la famiglia soprattutto. Quindi un ringraziamento particolare va a quegli amici che, diciamo, in silenzio hanno lavorato, hanno portato oggi a questa bellissima manifestazione. Ecco, non finirò mai di ringraziarli. Alla famiglia mi abbraccio calorosamente. Io ho conosciuto il maestro Ippolito, mi portava mio papà nel suo studio. Ecco, lo ricordo da bambino, pieno di spartiti, pieno un ufficio affollatissimo di spartiti. Ecco, e poi sempre il sottofondo della musica, la musica che l'ha accompagnato poi tutta la vita. Quindi grazie a tutti, e colgo l'occasione per fare sinceri auguri di Buon Natale. Grazie al nostro Presidente del Consiglio, e il saluto anche dell'assessore Claudio Taurino, naturalmente lui è l'assessore al recupero del patrimonio culturale. Grazie a tutti voi, in una parola accomuno tutti, perché oltre grazie bisogna anche ricordare ciò che questo momento rappresenta. Per chi ha conosciuto Nino Ippolito, a me, io ero legato a lui anche da rapporti di parentela, e ricordare lui insieme alla sua dolce Annetta, come lui stesso la chiamava, stringe un po' il cuore. Ma dobbiamo superare questo momento affettivo per sottolineare l'importanza, il ruolo svolto dalla musica per Squinzano, dalla banda per Squinzano.
è passato tanto tempo da quando la banda di Squinzana era dichiarata fuori concorso a Bologna e in tutti i concorsi nazionali e internazionali per il suo grande valore di maestri diretta magistralmente da maestri Abbati. Ma non è solo un nostalgico ricordo, questo è un presente. Un anno fa, quando Albano è venuto a Squinzano, la prima cosa che ci ha chiesto è la banda di Squinzano. Della banda di Squinzano, degli Abate, di Ippolito, io ne ho sentito, diceva, parlare in Giappone. E la famiglia è testimone, queste musiche degli Abate, la sinfonia bandistica dal Giappone all'Argentina, dagli Stati Uniti ad Israele, viene suonata ovunque e rappresenta la nostra identità. E come ogni cosa, come una casa, una città, bisogna partire dalle fondamenta, dal lavoro di quella gente semplice che quotidianamente con il proprio operato fa sì che la città possa crescere. Non bisogna dimenticare le pietre d'angolo, cioè quelle persone che costituiscono dei valori, dei punti di riferimento che caratterizzano la nostra identità. In una società ormai globale dove essere anonimi è la caratteristica fondamentale, avere una storia, avere un patrimonio culturale è quell'elemento che ci rende differenti e nello stesso momento che ci unisce. Io ricordo, voglio ricordare che questa piazza è stata intitolata al maestro Ippolito già 4 anni fa con la passata amministrazione. Oggi si dà ulteriore testimonianza con la scopertura del busto, quindi è un continuo. Noi squinzanesi dobbiamo essere orgogliosi di essere tali, di essere diversi, ma non per questo migliori, però ecco, unici rispetto agli altri, e quindi avere un obiettivo fermo, quello di rendere Squinzano, attraverso la sua storia, le sue tradizioni, le sue peculiarità, unica nel mondo e quindi in grado di suscitare interesse ed attrazione per chi da tutto il mondo vuole venire a scoprire la nostra città, le sue tradizioni e la sua musica. E vi posso assicurare che non sono pochi. Negli ultimi 2 anni, 3 anni abbiamo registrato intorno alle 1.500-2.000 presenze, che per una cittadina non è poco. E proprio per questo io voglio sottolineare l'intitolazione di questa piazza a Nino Ippolito, la scopertura di questo busto, non è un punto di arrivo, è solo un punto di partenza per dare un connotato anche urbanistico. È inutile dedicare vie a nomi che poi le nostre generazioni sentono come estranei, ma dobbiamo intitolare vie, piazze, luoghi a quelle persone che ci caratterizzano, a quelle persone che costituiscono un esempio. E non possiamo ignorare i maestri Abate, Nicola Arigliano, come diceva chi mi ha preceduto, e quindi parte da qui un disegno, un progetto molto più ampio che vuole dare non solo formalmente ma sostanzialmente a Squinzano l'identità di Squinzano, città della musica, del vino e dell'oro. Quindi grazie a tutti voi, grazie alla famiglia a questo impegno, e sono certo che Nino e Annetta ci guardano da lassù e sono felici di vederci, cosa strana, tutti uniti al di là dell'ideologia, al di là dell'appartenenza, perché la musica come l'arte unisce. Mi fa piacere che l'assessore abbia così sottolineato questo aspetto importante, perché poi la cultura, la musica, come dicevamo all'inizio, essendo un valore universale, naturalmente è bipartisan, non conosce colori politici, per cui l'investimento culturale deve venire proprio per fare crescere le generazioni che arrivano. Al di là anche, cioè, investimento culturale è una cosa e deve andare anche oltre, mentalmente all'investimento elettorale è diverso. Investimento culturale dura per sempre, investimento culturale elettorale dura solo il tempo di qualche legislatura. L'importante è che poi le istituzioni che comunque vengono chiamate a gestire anche questo patrimonio culturale lo facciano veramente con un senso
critico di crescita e anche di amore per il paese e per le generazioni che verranno. Grazie alle istituzioni che ci hanno così preceduto con il loro saluto, e adesso la parola a chi poi rappresenta la musica a livello non solo provinciale, regionale, oserei dire proprio italiano, con il nostro conservatorio, il nostro direttore Giuseppe Spedicato e il presidente onorevole Biagio Mazzo. Prego. E semplicemente grazie per avermi dato l'occasione di ricordare una persona a cui ero legato personalmente, il maestro, io l'ho chiamato maestro dal primo giorno in cui l'ho incontrato nel 1974, il mio primo anno di conservatorio, fino a pochi mesi prima che ci lasciasse, per un timore, come dire, reverenziale nei confronti. Era una figura che mi poteva rispetto perché se l'era meritato con la sua testimonianza e col suo fare nel mondo della musica. Maestro Ippolito è il compositore di banda più eseguito in assoluto. Più eseguito in assoluto, compositore geniale. La sua genialità è dovuta al fatto che, pur essendo un autodidatta, lui si è definito un autodidatta, e a me viene da sorridere, noi passavamo diversi pomeriggi quando ogni tanto lo andavo a trovare e lui da autodidatta sputava tutto un sacco di sentenze nei confronti del mondo accademico, ma lo faceva con come era lui, brontolava, perché il maestro Nino era un brontolone, ma aveva un cuore grande e una generosità inimmaginabile, fatta di gesti concreti, piccoli e a volte grandi. Musicista geniale perché da autodidatta ha composto centinaia di marce, la marcia dal punto di vista stilistico semplice, fare centinaia di marce con una competenza da autodidatta, con una conoscenza dell'armonia da autodidatta, è difficilissimo se non si è geniali avere tanta produzione musicale. Lui io lo paragonavo a Rossini, io l'ho visto comporre nelle hall degli alberghi e nell'ultimo posto di un pullman. Adesso i compositori hanno bisogno del computer, hanno bisogno del pianoforte, lui aveva bisogno di un foglio di musica e di una penna. Un grande, e essergli stato amico è stato un privilegio. Grazie, un breve saluto onorevole, brevissimo però. È giusto che giustamente bisogna dare il posto al nostro direttore, perché essendo squinzanese poi il nostro presidente è sempre molto, come dire, riesce a rispettare un po' anche le appartenenze, no, del luogo. Allora presidente, come stai? Intanto benissimo. No, io vorrei ringraziare la gente, di cittadini di Squinzano, le autorità, le istituzioni comunali, perché Squinzano non è un paese così come tanti, è un paese ricco di intelligenza, di attività lavorative, di personaggi storici importanti, non soltanto nel campo della musica come Maestro Abate e il nostro Ippolito, anche nel campo della finanza come Mazzotta, come nell'economia il professor Pedone, come nell'arma dei carabinieri come il generale Bellini, nel canto Nicola Rigliano. È un grande patrimonio che bisogna rilanciare per questo territorio, un territorio che fino agli anni 60 era conosciuto in tutto il mondo, ma non soltanto per questi personaggi che ho citato, ma anche per la sua cultura nell'agricoltura, nel settore vinicolo. Qui partivano cisterne in tutto il mondo, in Francia si tagliava con il vino, lo champagne e tanti altri vini si tagliavano con il vino di Squinzano, quindi un territorio molto importante, e bisogna rilanciarlo questo territorio, perché non può essere, come si può dire, emarginato rispetto ai grandi nuclei abitativi, economici che sono nel nostro territorio salentino. Quindi io vi prego che questa manifestazione per il maestro Nino Ippolito sia anche una manifestazione di risveglio, di revival
per questo importante territorio che mi lega moltissimo per una serie di tradizioni umane che ho avuto con questi personaggi che ho citato poc'anzi, con alcuni di questi personaggi che ho avuto modo di incontrare e di parlare e di legarmi affettivamente, ma anche con tanti altri cittadini che io ho conosciuto. Mi deve scusare il direttore Spedicati per dire che insieme siamo costretti a seguire tanti concerti, tanti eventi, ma quello che mi riempie di più, mi dovete credere, chiudo, sono le marce di Nino Ippolito. Grazie, Presidente del Conservatorio di Toschiba, onorevole Biagio Marzo. Io non so se è arrivato Massimo Renna, perché purtroppo è arrivato Massimo? Non c'è. Comunque volevo ringraziarlo perché lui è stato anche il progettista del gruppo degli amici al quale ho fatto accenno all'inizio di questa manifestazione. E naturalmente adesso siamo veramente alla parte finale di questa giornata. Volevo ringraziare anche Gino Longo che ha messo a disposizione questo impianto per poterci fare, come dire, ascoltare meglio. E vorrei salutare anche, se fosse possibile, anche un saluto da parte del figlio in rappresentanza della famiglia. Io sono molto commosso e emozionato per questo evento che è stato voluto in onore di mio padre e sull'uomo. Sotto quell'aspetto molte volte burbero e a volte anche ruvido si nascondeva la sua bontà, come ha detto prima Giuseppe, la sua bontà, la sua generosità. Lui era sempre pronto ad aiutare tutti, a dare una mano, a sentire tutti, anche con un po' di ironia, però era molto generoso, era sempre pronto. Nient'altro, musicalmente è stato detto, artisticamente tutto quello che non c'è gli altri amici. Ringrazio tutti gli amici che hanno voluto questo evento, che si sono anche adoperati col lavoro, diciamo, a volere questo evento, le scuole, i ragazzi che sono andati anche via perché sono i portatori del passato per un futuro. Ringrazio voi anche che siete venuti, vuol dire che a mio padre volevate bene, lo conoscevate e vi volevate bene. Grazie di nuovo a tutti quanti e non sono abituato a fare i discorsi. Grazie Vincenzo, capiamo perfettamente la tua emozione, ma io volevo anche estenderla all'amica Dina che è qui presente, a tutta la famiglia, veramente di cuore un applauso. Dunque chiudiamo come abbiamo iniziato con la musica, questo maggio da lassù Nino, come dicevamo prima, sicuramente si sta godendo questa giornata a lui dedicata in questa bella piazza, e chiudiamo con un altro pezzo musicale, ma prima di chiudere abbiamo parlato, adesso bisogna fare, ho detto, ormai le cose le diciamo da tempo, da anni, questo oggi è una testimonianza del fare. Cerchiamo di fare, perché le parole forse le sappiamo dire tutti, il fare è un po' più complesso, più difficile, per cui superiamo le barriere, superiamo se necessario anche le contrapposizioni, ma c'è bisogno di tutti veramente, perché questa comunità, siamo talmente pochi, stiamo diventando talmente pochi anche anziani, questa comunità ci deve vedere solo uniti, perché solo uniti e diventa una forza che le nuove generazioni apprezzeranno, perché da questa unità ne trarranno beneficio e naturalmente avranno anche capacità di investire e di credere nella nostra eredità musicale. Grazie a tutti e buona giornata. Prego. Va bene.
banda può procedere. Don Nicola mi diceva una foto tutti insieme i presenti vicino al busto, una foto ricordo, dai, non ci disperdiamo.